Grazie Presidente di essere qua, voglio ringraziarti in particolare per l'impegno che tu e Forza Italia state mostrando proprio sul referendum, con tante tante iniziative. Ringrazio Maria Stella Gelmini, ringrazio Alessandro Cattaneo e tutti quelli che quotidianamente, di giorno e di sera, fanno sul territorio, organizzano iniziative di confronto su questo tema. Sai quanto è importante per noi, sai quanto è importante per la Regione Lombardia, lo ribadisco, non è il referendum di Roberto Maroni o di una parte politica, è il referendum dei cittadini, è il referendum che favorisce il mondo delle imprese, è il referendum che può portare maggiori competenze e maggiori risorse, questo è il quesito. E anche un'unità sia per i lombardi. Esatto. Nel quadro dell'unità nazionale, e questo tu l'hai sottolineato molto bene, molto opportunamente, perché non è un referendum contro la Costituzione come in Catalogna o contro qualcuno, anzi io sono convinto che più competenze, più risorse alla locomotiva d'Italia, la Lombardia, favorirà tutte le altre regioni in un rapporto nuovo, in un rapporto che riguarda l'autonomia, il federalismo, ed è un tema che questo referendum sta rimettendo al centro del dibattito politico. Quindi ti ringrazio e aggiungo come seconda cosa, ti chiedo un impegno, Presidente. Quando dopo il 22 ottobre inizieremo la trattativa con il governo, Gentiloni non so come andrà, mi auguro bene naturalmente, noi ci impegneremo al massimo, fra pochi mesi ci saranno le elezioni, allora io ti chiedo l'impegno a mettere il tema dell'autonomia nel programma di governo del centrodestra, come uno dei temi centrali. Terza e ultima cosa e poi ti lascio la parola, voglio ringraziarti anche, non c'entra col referendum ma c'entra con Milano, e voglio ringraziarti per l'impegno che so che tu stai mettendo per fare in modo che EMA arrivi a Milano, la decisione sarà presa il 20 di novembre, so quanto ti sei attivato e ti stai attivando, è un obiettivo importante per noi, come sai abbiamo messo a disposizione il Pirellone come sede di EMA, ci teniamo particolarmente e anche qui tutte le istituzioni italiane sono dalla stessa parte, quindi ti ringrazio per quello che potrai fare e per l'impegno che tu e Forza Italia già state mettendo in questa direzione per ottenere questo straordinario obiettivo. Grazie ancora e ti lascio la parola. È vero, ci stiamo impegnando molto per portare EMA a Milano. Grazie per la collocazione prevista per il Pirellone, molto importante. Io domani sarò a Bruxelles, parteciperò alla riunione di tutti i leader del Partito Popolare Europeo, ci sarà anche la signora Merkel, con cui abbiamo già parlato sul tema, con cui il nostro bravissimo Antonio Tajani ha più volte avuto dei discorsi, e quindi domani noi cercheremo di fare la stretta finale per far sì che l'Europa assegni alla nostra Milano una istituzione così importante e così rappresentativa. Per quanto riguarda il referendum, noi siamo portatori del sì da tutte le parti, ci sono dei nostri che hanno detto con questo sì mi avete rovinato, perché anche quando mia moglie mi chiede delle cose che non vorrei fare sono abituato, dico sì. Bene, e prima di arrivare a dare ulteriori approfondimenti al tema, che come tu hai ricordato è il tema del federalismo, che noi abbiamo avuto nei nostri programmi dal 94, che abbiamo messo in una riforma della Costituzione nel 2005, riforma della Costituzione che poi con la politica del tanto peggio tanto meglio la sinistra ha bocciato con un referendum nel 2006. Quindi per noi il centralismo, lo statalismo della sinistra devono essere sostituiti da un vero federalismo. Lo Stato è sempre distante, inefficiente, le regioni
possono garantire ai cittadini dei servizi migliori di quanto non possa fare una autorità centrale. Questo referendum oggi è portato avanti dalle due locomotive italiane che sono la Lombardia e il Veneto, ma noi vogliamo proporlo per tutte le regioni italiane, proprio per spostare la competenza di una serie importante di materie, sono 11 materie in totale, dal centro alla sede giusta, che è la sede regionale. Anche i sindaci del Partito Democratico hanno espresso ripetutamente la loro simpatia appunto per il sì, chiaramente contro quello che è la posizione del Partito Democratico centrale, che sappiamo che vede in questo referendum anche un'anticipazione delle elezioni che avremo nel prossimo anno, e quindi ci tiene a che il referendum non abbia un grande successo, e poi perché sappiamo che la linea del Partito Democratico è sempre stata una linea centralista e statalista. Giorgia Meloni ha detto una cosa, secondo me, perché non è stata ben informata, non ha letto il quesito referendario, che dice: volete che la Regione Lombardia, virgola, in considerazione della sua specialità, e questo opuscolo spiega perché siamo speciali e meritiamo più competenze, ma più risorse, non necessariamente collegate alle competenze. È per questo che noi parliamo di residuo fiscale. Le competenze con le risorse più altre risorse, virgola, nel quadro dell'unità nazionale. Questo passaggio è stato voluto proprio da Fratelli d'Italia e dimostra che è un referendum, come diceva il Presidente Berlusconi, utile alle altre regioni. Ci sono già 5 regioni che sulla spinta del referendum del Lombardo-Veneto, della Lombardia e del Veneto, pardon, stanno parlando di... E penso che davvero potrà essere un tema centrale nel programma di governo del centrodestra alle prossime elezioni. Che cosa ci aspettiamo? Qui non c'è il quorum, è una legge che non ho fatto io, non c'è il quorum proprio perché ci si rende conto che un referendum consultivo, quello che conta è chi decide di andare ad esprimersi. Per me questo conta, chi decide di andare ad esprimersi, chi non va o perché è indifferente o per altri motivi, per me mi interessa molto meno. È chiaro che più gente va, più potere io avrò nel negoziato con Roma. Oggi ho letto un'intervista a Stefano Buffagni, rappresentante dei 5 Stelle, che ha votato a favore del referendum, che dice: mi va bene se supera l'affluenza dell'ultimo referendum, quello sulle trivelle, che fu il 30%. Sono d'accordo con lui, alzo un po' l'asticella, diciamo. Ho visto che nel 2001 il referendum costituzionale che approvò la riforma del titolo quinto, quella a cui noi diamo attuazione adesso, quindi c'è un collegamento, andò a votare il 34% degli italiani. Ecco, mi aspetto di superare almeno quella quota che fa riferimento al referendum costituzionale che nel 2001 approvò proprio la riforma che noi adesso attuiamo. Ogni voto in più sarà un successo. La persona, sì, l'amico, se mi permetti, Silvio Berlusconi, per cui provo un grande affetto che viene prima di qualunque altra valutazione di opportunità alla politica. Ma per me Silvio Berlusconi è un amico e l'amicizia è immortale. Grazie. Vedo molto spesso sui giornali, qualche volta anche dalle televisioni, che si pone in dubbio la forza della nostra alleanza. No, non c'è mai stato un motivo di distacco tra noi e la Lega, e anche nei confronti di Fratelli d'Italia. Siamo troppo consapevoli che soltanto insieme riusciremo a prevalere sulle altre forze politiche. Nessuna difficoltà nei rapporti con la Lega. Ci siamo sentiti al telefono con Matteo Salvini diverse volte, abbiamo anche già fissato l'incontro per il programma per la prossima settimana. Mi ricollego ai sindaci
del PD favorevoli al referendum. Le vorrei chiedere in particolare un giudizio su Gori, visto che sarà il suo competitore alle elezioni regionali, e se ritiene possibile l'ingresso di Gori nella commissione che tratterà con il governo. Gori ha preso una posizione coraggiosa dal suo punto di vista, perché il suo partito è contrario. So che ha avuto anche, si è sbilanciato in consiglio comunale perché ha votato a favore della mozione che poi purtroppo è stata respinta dalla maggioranza di sinistra del consiglio comunale di Bergamo, che diceva diamo diffusione al referendum e sosteniamo il referendum. Ieri sera ha avuto un incontro pubblico con Gianni Fava, che là dietro, il mio assessore, moderava lui, ecco, che è l'assessore che ho incaricato di seguire la parte tecnica, perché il voto elettronico è vero, una bellissima cosa, è impegnativo dal punto di vista dell'organizzazione, piuttosto impegnativo direi. Sabato ci sarà l'illustrazione, chiusa la fase organizzativa, comunicheremo tutti i dati relativi a questo impegno straordinario. Ricordo poi che questo, che non è una spesa ma è un investimento, e c'è una bella differenza, sono macchine che rimarranno alla regione di proprietà e che noi dopo il referendum lasceremo in uso gratuito alle scuole lombarde, perché possono usarli come strumenti didattici. Detto questo, e apprezzando e riconoscendo ai sindaci del PD l'impegno che mettono, l'ho detto e lo ribadisco, io sono disponibile. Giorgio Gori vuole venire in delegazione con me a trattare, è benvenuto, basta che me lo dica, non ho nessunissimo problema, anzi credo che sarebbe un valore aggiunto, perché darebbe proprio a Roma l'idea che non è una richiesta che viene da una parte politica ma viene dal mondo politico della regione Lombardia. Presidente Berlusconi, sono Chiappaventi del TG La 7. Due cose volevo chiedere. Lei diceva verificherò la prossima settimana la posizione del riguardo all'euro con Salvini, quindi mi pare di capire che vi incontrerete la prossima settimana. Salvini a Pontida aveva detto farà il premier chi prenderà più voti nella nostra coalizione. Ieri c'era una sua intervista nel Corriere della Sera in questa linea. Quindi le chiedevo, lei quindi è d'accordo, due cose, questa è la prima, vado di seguito. Lei è d'accordo che Salvini faccia il Presidente del Consiglio nel caso il centrodestra vinca e la Lega prenda più voti di Forza Italia, cioè un nome su cui non c'è nessun voto. E l'altra cosa più leggera, ha visto che stanno facendo un film su di lei, il regista sorrentino che ha vinto il premio Oscar, è uscito uno scatto con Toni Servillo, se le piace, se non le piace, se trova una somiglianza, insomma questo. Grazie. Allora, per quanto riguarda il diritto del movimento politico che prende più voti, è sempre stata la regola che abbiamo seguito nel tempo, sarà ancora la stessa regola e quindi non ci sono motivi per dire no a chi avesse nelle elezioni ottenuto il migliore risultato. Per quanto riguarda il film di Servillo, mi sono giunte strane voci, mi sembra, e spero che non lo sia, un'aggressione politica nei miei confronti. Spero che siano voci non fondate sulla realtà. Non avete l'impressione che forse il referendum non fosse così indispensabile, che questi 43 milioni sono Lombardia, potessero essere più utilmente impegnati? Grazie. Credo che il colloquio cui lei ha fatto cenno sia proprio figlio della volontà che noi abbiamo messo in campo attraverso il referendum. Quindi annetto al referendum il merito di aver aperto queste trattative e spero che ne seguiranno altre tra le regioni e lo Stato centrale. Ma lei ha annunciato che domani tornerà in Europa, quindi è un appuntamento importante, ha anche annunciato che resta in campo. Io non devo, ho promesso che non faccio battute di spirito pubbliche, me ne sono venuti 5 o 6 prima, non lo faccio. Come vede sono qui per senso di responsabilità nei confronti dei miei figli, dei miei nipoti,
degli italiani che mi hanno dato in 20 anni più di 200 milioni di voti e anche nei confronti del mio paese, perché l'alternativa alla nostra parte politica è costituita soprattutto da un partito che ho definito ribellista, il Movimento 5 Stelle, che nel suo programma cela delle situazioni molto pericolose per tutti i cittadini. È un partito pauperista e giustizialista. Pauperista vuol dire io sono povero, quello che è mio però resta mio, quello che tu deve diventare di tutti e quindi in parte anche mio. E da qui la volontà, per esempio, di aumentare grandissimamente quell'imposta che noi avevamo prorogato sulla successione, prendendo a scusa e a spunto di equipararla all'imposta francese, 45%, e di equiparare anche alle imposte francesi le imposte sulla casa. Noi abbiamo ritenuto che per quanto riguarda la prima imposta sia addirittura immorale che lo Stato metta le mani su quel gruzzolo, piccolo o grande che sia, che un padre, una madre, col lavoro, col sacrificio, col risparmio, hanno messo da parte durante tutta la loro vita e su cui hanno pagato già allo Stato in media il 60%, e che su questo patrimonio destinato ai figli e ai nipoti lo Stato si prenda quasi la metà. Per quanto riguarda la casa, che per fortuna è posseduta dall'82% delle famiglie italiane, noi l'abbiamo sempre ritenuta sacra e anche qui abbiamo abrogato tutte le imposte sulla prima casa, perché riteniamo che sia il pilastro su cui un padre e una madre hanno il diritto di fondare la sicurezza della loro famiglia, dei figli e dei nipoti per il futuro. E quindi le tre possibilità, la scheda bianca, silenzio e chiamata, faremo una campagna elettorale rivolta soprattutto ai cittadini che non sono andati a votare, spiegandogli che al di là di quello che ho raccontato prima sulla non fiducia del valore del voto, questa volta con i programmi in campo da parte per esempio dei 5 Stelle è assoluto loro interesse andare a votare. Quindi la scheda bianca la lasciamo da parte ed è facilissimo votare per il sì. E poi vota, ecco qua, vota qui, vota sì. Ecco, vai. Estremamente semplice e speriamo che anche questo sistema elimini la professionalità nei brogli elettorali di certe forze politiche che hanno messo in campo in numerose elezioni, prima di tutto nelle elezioni ultime del 2006 e del 2013. Così, per voglia di ricordarlo, per togliermi la soddisfazione, vi ricordo che nel 2006 alle 12 mi visitò, venne a trovarci il ministro degli interni Pisano, portando una grande bottiglia di Magnum, e brindammo alla nostra vittoria elettorale per 350.000 voti. Cosa successe? Che le comunicazioni dal sud improvvisamente si fermarono e mi dice qualcuno incredibile che ricevettero i presidenti del seggio l'indicazione di rifare le somme delle coalizioni in campo, sbagliandole. E alle 3:30 venimmo a sapere di aver perso per 24.000 voti. Quindi dobbiamo ricordarci sempre, andando a votare, che l'Italia ha subito negli ultimi 25 anni 5 colpi di Stato che hanno massacrato la nostra democrazia. A voi tutti, da parte mia e da parte del Presidente Maroni, un grazie per la vostra presenza, grazie per le vostre domande. Come dicevo quello là, no, lasciamo perdere. Ricordo che si vota nei seggi tradizionali, anche se non c'è l'uso della
della scheda elettorale sono i seggi dove si va normalmente a votare. Il Comune di Milano ha fatto qualche modifica perché ha riorganizzato, ma ha mandato a tutti gli elettori la comunicazione del nuovo seggio. In ogni caso è il seggio dove si va normalmente a votare, non si vota nei gazebo in piazza, ok? È un referendum consultivo ma fatto secondo le regole delle elezioni normali, del voto tradizionale. Si vota nei seggi dove normalmente si va a votare. Bene, concludo. Grazie. Rivolgendomi anche ai miei, e vi ricordo che chi ci crede combatte, chi ci crede supera tutti gli ostacoli, chi ci crede vince.